Tururururu, tururururu, tururu. Eccoci arrivati. Wow, che bella quella ragazza. La conquisterò suonando il pianoforte insieme a lei. Ehi, pupa. Ehi, suoni bene. Grazie. Sei bellissima. Grazie per il portafoglio. Cosa? Torna qui! Ridammi il portafoglio! Ecco il portafoglio. Grazie. Grazie per il telefono. Cosa? Torna qui! Nina, io ti amo! Ci sposeremo, avremo un salone tutto nostro. Beh, è andata un po' diversamente dal previsto. Buongiorno! Non mi toccare! Va bene. Perché sei qui? Io non ho fatto niente! Vabbè. Davvero! Caramella? Eccoci arrivati! Oh, sto malissimo, il bus mi ha dato la nausea. Beh, quello che succede sempre quando si va al campo estivo, si sta male in pullman, non è fantastico? No! Sei sicuro che siamo arrivati? Sì, certo, c'è il mare fuori. Sì, lo vedo che c'è il mare, non sono cieca. E sarà una bellissima vacanza al campo estivo con il mare fuori. E dov'è questo campo estivo? Qui! Sei sicuro? Certo! C'era scritto mare fuori dentro. Quindi forse era mare dentro. Vabbè, entriamo! Buongiorno! Buongiorno! Ah, è la prima volta che qualcuno si presenta educatamente. Buongiorno! Ah, e chi sono questi due ragazzi? Non mi risultano registrati. Noi siamo venuti per fare una vacanza. Beh, in vacanza, insomma. Questa non è una vacanza. In che senso? Ma dove credete di essere? Scusate. Al Al campo campo estivo? estivo? Bella questa! Ma perché Boh. ridono? Di tutte le storie, questa mi mancava. Ma perché non è un campo estivo questo? Ma stai scherzando, spero. Quando ho cercato online c'era scritto mare fuori, quindi pensavo fosse un campo estivo davanti al mare. Beh, il mare ce l'abbiamo. Billy, ho capito dove siamo. Dove? Guarda le stanze, sono piccole, chiuse e buie. Come al campo estivo. Ci tolgono i telefoni. Come al campo estivo. La mensa è orribile, dobbiamo fare tutto quanto quello che ci dicono questi adulti. È un campo estivo e questi sono gli animatori. Vabbè, possiamo rimanere, no? Vabbè, finché non trovate una soluzione migliore, potete stare in camera con Filippo e Carmine. E vai! Perché mi cacci sempre in questi guai? Ciao di nuovo. Sarai il mio compagno di camera? Eh sì. Io prendo il letto sotto. Cosa? Io prendo il letto sotto perché durante la notte mi muovo e cado. Va bene, ma con calma. Prendi lo spazzolino blu e rosa. Cosa? Sei stato troppo lento, io prendo quello blu che è più bello. Direi che ti sei ambientato in fretta. Se sporchi, pulisci. Sì, va bene, ma... Non puoi guardare il TikTok oltre la mezzanotte perché voglio dormire. Guarda che non ce lo lasciano il telefono. Meglio. Allora ricorda, io spazzolino blu. Ciao, compagni di stanza. Siamo i tuoi compagni di cella. È la stessa cosa. Billy, io vado dalle ragazze. Sì, va bene. Ciao. Allora, che si dice qui? Niente, non si dice proprio niente qui. Ah, ok, tu devi essere quello simpatico. Voglio vedere gli altri ragazzi del campo estivo. Che glielo dice che questo non è un campo estivo? Ciao, piacere! Ciao! Io sono Pino Pazzo! E io sarò Billy, o bellissimo! Tu perché sei finito qua? Perché mi sono iscritto! Wow, bella questa! Credi di fare simpatico il ragazzo! Lo sono! Ciro, vieni a dare il saluto al nuovo arrivato! Che bello, mi sto facendo un sacco di amici al campo estivo! E tu chi saresti? Billy, e tu? Non sai chi è? Non sai chi è? Non è possibile! Mi stai prendendo in giro, eh? Non ho studiato. Mi prendi in giro? Pinuccio, basta. Fai parlare me. Sei Pinuccio, sei diventato il cane di Ciro. Cane? Dov'è il cane? Amo i cani. Tu, Billy, sei il nuovo arrivato. E l'altro? Oghiattil? Che? Oghiattil? Cosa? Oghiattil, Filippo. Quell'altro laggiù. Io? Sei. Vieni qua. Da oggi voi sarete o con noi o contro di noi. Intendi a palla prigioniera? Stiamo facendo le squadre di palla prigioniera, no? Le squadre in generale. Ci sto! Mi sembrate forti. Speriamo che la cella delle ragazze sia un po' più vivibile di quella dei ragazzi. Ma cos'è tutto quanto questo profumo? Oh, tu sei la nuova arrivata! Piacere, io sono Silvia. Oggi ci stiamo truccando da dive. Forse non è tanto male questo campo estivo. Però ci devi prestare i tuoi trucchi. I miei? Ma costano un sacco! Ancora meglio! Lascia stare la nuova arrivata. Non vedete che è spaventata? Non sono spaventata, mi state solo facendo girare le... Poverina, così piccola e ingenua. Ma sta bene questa? No. E poi scusate, ma dov'è Rosa Ricci? Non c'è in questa stagione? No? Ma io sono venuta qua per lei! Per far parte della banda di Ciro, dovete avere i nostri capelli. Ecco chi attira.
Ma è osceno! Come ti permetti? Io voglio fare il parrucchiere. E cambia mestiere! Ora tocca a te. Va bene. Togli il cappello. Non posso. Se basta scherzare, toglilo. Ok. Togli anche questo. Ok. E questo. Va bene. Smettila di prendermi in giro. Non lo sto facendo. Vabbè, a te non tagliamo i capelli. Mi sembra di essere tornata al collegio. Ma non è giusto. Toglietegli gli occhiali. Non posso nemmeno quelli. Toglili. Guarda. Ma... E ancora. Basta, mi gira la testa. Ancora. Per essere della banda di Ciro, dovete fare questo. Con il pennarello cancellabile? No, con il pennarello indelebile. Ma sei pazzo? No, no, lo faccio con il pennarello cancellabile, altrimenti poi la mamma mi sgrida. Cos'è, hai paura della mamma? Certo. Tu sei un pieguro. E sai cosa fanno i lupi con le pecore? Se le mangiano. Grazie per la lezione di biologia. È arrivata una nuova compagna. Ciao ragazze. Nadizza, ciao. Vi conoscete? Certo, io torno sempre qui, è divertente. Allora forse Billy non è l'unico a essere convinto che questo sia un campo estivo. Allora, c'è qualche ragazzo carino? Beh sì, o Chiattil e o Piecuro. E basta? Beh, è arrivato anche un mio amico, Billy, ma sicuramente non è carino. Ma chi suona il pianoforte? Devo scoprirlo, così lo bacio e lo sposo. Ma è quello della metro. Beh, baciarlo l'ho già fatto, sposarlo invece. Sei di nuovo tu! Quella della metro! Quella che mi ha rubato prima il portafoglio e poi il telefono! Sì, beh, sei un po' scemo. Cosa ci fai qua? E tu, con quel taglio di capelli osceno? Non ne voglio parlare. Billy, eccoti! Oh, Ele, ciao! Allora, come va? Mi trovo bene al campo estivo. Non è un campo estivo. Comunque, al momento non è successo niente di strano. Chi ha mangiato la mia fetta di pizza? Oh, oh... Sei stato tu! O Chiattil, sei stato tu! Io non ho fatto niente! Vieni qua! Lascialo stare. Perché non ti mangi piuttosto... una caramella? Che succede qua? Comandante! Non voglio baccano! Ragazzi, state buoni! Un applauso per la direttrice! 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 Chi ha mangiato la mia fetta di pizza? Voglio saperlo! Sono stato io! Lo sapevo! Attaccatelo! Ah! Ah! Meno male che stava andando tutto bene. Tu, tu, ru, tu, tu, ru, 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 ru. Ciao a tutti team Olivieri, io sono Nora e questa era Mare Fuori nella vita reale episodio 1. Scusate l'assenza di un mese, ma sto per laurearmi e questo mese l'ho passato a studiare. Spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace per avere la prossima puntata di Mare Fuori nella vita reale. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, Olivoggi, Olisempre. Ciao!